Hai fatto i come Torna alla 21ª edizione del concorso internazionale di pittura e scultura Premio D'Annunzio l'artista Rosario Palumbo in arte Golia, in gara quest'anno con due opere. Sì, sì. Vuole illustrarci? Sì, come l'anno scorso, contento ovviamente di essere quest'anno ulteriormente presente con queste due opere. Dunque, riporto la figura della donna, no? E come l'anno scorso questa donna, questo etnico prezioso che con fierezza si presenta in tutto il suo splendore e la sua etnicità, la sua popolarità, tra virgolette. E quindi queste due opere che come filo conduttore partiamo da un filo conduttore pittoricamente che le unisce, che è quello ovviamente del manierismo dell'Ottocento, dove i cromatismi vengono poi elaborati, vengono poi quasi distrutti e ricomposti. Mentre nell'altra opera, molto più, diciamo, un po' più legata alle mie radici, in quanto io da Napoli, da dove sono nato, quindi vivo questo mare, questo porto al tramonto, in questa tranquillità, in questi silenzi e in queste tinte calde che riscaldano l'animo e tranquillizzano, o perlomeno a me tranquillizzano. Sicuramente, prima parlavamo di manierismo dell'Ottocento, certo. Poi siamo tornati invece alle sue radici napoletane, sì. Quindi qual è il legame per lei tra l'arte e la tradizione in cui ci si innesta in qualche maniera? Ma il legame tra l'arte e tradizione per me è tutto, perché da là parto. Quindi da là è il punto di partenza per poi avere questa elaborazione, questa ricerca prettamente sia compositiva ma anche cromatica, no? Dove vengono, ripeto, vengono distrutte per poi ricomposte certe forme cromatiche. E quindi è qualcosa a cui non posso slegarmi. Ecco, e parlando di radici, per contrasto viene da pensare a quelli che saranno invece i suoi progetti futuri, vogliamo parlarne? Sì, velocemente, perché c'è questo importantissimo progetto futuro qui a Pescara, in un'importante struttura qui a Pescara, dove diciamo saranno presentate varie opere, anche ecco, un po' tutto quello che è il mio anche passato pittorico, quindi per arrivare a quello che attualmente propongo e faccio vedere. Invito a tutti gli amanti dell'arte, prossimamente a marzo, a Pescara, di vederci. Assolutamente, quindi altri progetti in cantiere, tutti importanti. E invece questo suo ritorno al nostro premio, che significato ha per lei? È sempre un ritorno molto sentito, sicuramente nella speranza qui al Mumin di Francavilla di ritrovare il calore e l'importanza di questa manifestazione pittorica. E noi come sempre la ringraziamo a nome di tutti gli amanti ed intenditori dell'arte. Buona arte a tutti!